qualche film da maschio, Il Padrino, te lo viene a vedere a casa mia, tranquillo. Ci vado io sull'isola. Allora, signore e signori, la settimana scorsa siamo andati lunghi, quindi abbiamo dovuto saltarla. Questa settimana stiamo andando lunghi lo stesso, ma visto i tanti messaggi che ci sono arrivati, dobbiamo prima finire di leggere tutti i messaggi e poi facciamo quella che è la rubrica più interessante, più seguita, più bella, più non lo so, che è Linchiamoci d'amore del poeta Marinelli. Applaudite, stronzi, bravi. Linchiamoci d'amore raccoglie i cinque link più simpatici del Facebook, ne crea una classifica e poi il primo classificato vince un emerito ceppa di minchia. Di minchia, molto bene. Stasera... Per la ceppa di minchia Samuela vuole partecipare. Vai. Samuela, ragazzi, chiaramente ubriaca. Allora, la posizione numero 5, questa me l'ha inviata Jennifer Infante, che sarebbe la moglie di Guerriero. La moglie di Guerriero. Direttamente pensa questi che non c'è un cazzo ancora? Da fare. Ancora moglie ancora di Guerriero. La moglie. Cioè, mi ha scritto, vabbè, che il link fa così. Lui, due punti. Ciao, ho visto il tuo messaggio, scusami ma non ti ho risposto. Lei... Ciao, ho visto la tua macchina. Scusa, ma ti ho disegnato due spunte blu sul cofano col cacciavite. Molto brava, bene. Brava Jennifer, pure le battute. Sei simpatica. Posizione sei. Numero 4, scritta da Claudio Pleviani, che mi ha scritto in privato. Io penso di non averlo mai visto nella mia vita. Boh. Dottore, mi sento grasso e brutto. Cosa c'ho? C'hai ragione, c'hai. Pensavo a te, Gianluca. Non dai, l'ha scritta a te. Che c'è ragione. Posizione numero 3, Paolo Paci. Lo struzzo non è l'uccello più grande al mondo. Firmato Rocco Siffredi. Ridete, brutto. Non fa ridere, cioè, vabbè, classifica di merda sta settimana. Proprio. Vabbè, ragazzi, io faccio quello che mi danno. Quindi, che ti danno? Posizione numero 2, Luca Tremolada. Buonasera, mi dà per favore un pacco di preservativi? Certo, signore, vuole anche una busta? Eh no, dai, mica è così brutta. Veramente orribile. Vabbè, vaffanculo, però. Orribile. Vabbè, quanto speciale con le trombe, vabbè, raga, sfumano, qualcosa del genere. Veramente una classifica di merda. Non lo fa. Sì, adesso mi premo. Allora, primo classificato vince Elisa una Ga... spa ad Acquamarina, centro termale, no, centro spa Acquamarina, Viale dei Mille, San Metro di Tronto spa, pagata, prezzo pieno. Ah, ok, pagata, prezzo pieno. Perché sto di Daniele Marinelli, se l'ho offerto. Posizione numero uno ce lo manda Elisa. Parla... Elisa Galasso, mo ci senti Emiliano? Vai, va bene, bravo, così? Finalmente. Yuhu, finalmente sono riuscito a dimenticarla. Amico, grandissimo, ma è fantastico, era ora. Vuoi un bicchiere d'acqua? Oddio, anche lei beveva l'acqua. Sei un coglione, sei veramente un coglione. Allora, io vorrei ringraziare... Questa è la rubrica più bella della trasmissione. Questa è la rubrica più bella. Era la rubrica più bella. E tu oggi sei licenziato. Lo so. Era la rubrica più bella. Era. Allora, io vorrei ringraziare... La puntata stiamo ormai volgendo al termine. Vorrei ringraziare innanzitutto tutti coloro che sono qui a Facciamo l'Amore di persona, quindi che sono venuto a trovarci questa sera. Vorrei ringraziare Radio R9 nella persona, ovviamente, del nostro regista e anche co-titolare, il nostro Graziano Alessandro, grazie. Caffè 24 nella persona del patron Alessandro Genziani, grazie dell'ospitalità ogni lunedì sera. Grazie a tutti i membri della Family, grazie soprattutto a tutti gli ospiti che sono venuti qui a trovarci e soprattutto grazie a Dio che lunedì prossimo torna Guerriero Guerrieri e Marinelli non fa il secondo, perché no, sto scherzando. Volevo fare un grosso applauso a Daniele Marinelli, bravissimo co-conduttore per due puntate veramente simpatiche. Veramente simpatiche. Ringraziamo anche le pasticche Superman che prende. Quindi vorrei ringraziare ancora tutti i membri della Family, a partire da Greta, Marzia, Gianluca, Daniele, Alessia e la Federica Baldassari. Grazie ancora a tutti gli ospiti, veramente molto simpatici. Vi ricordo, se volete tatuarvi, andate da Samuela. Prima delle 11 di sera, che dopo è totalmente ubriaca. Se volete truccarvi, invece, seguite la nostra Kira. Se volete ringrazio, fare una pelletta, cioè ringrazio ancora tutti i partner, quindi Jonathan Disco Beach, Contichi, lo Zenzero che sta per aprire, il Saturnia Colli del Tronto, Hotel Sayonara e ovviamente il giovedì che è il Safari al fronte del porto. Salutiamo tutti, vi ringrazio e come direbbe Don Jacoboni, bamboleiro! Bye!
Bamboleiro, no, un saluto a Tony che è il DJ numero uno il venerdì sera. Allora signori, ora vi lasciamo con la frase d'amore di questa serata e l'unica canzone di questo top show, come lo chiama Guerriero, perché questo è l'unico programma, credo, in Italia della durata di un'ora e mezza senza interruzione né pubblicitaria e né tantomeno musicale. Quindi secondo me ci vogliono i coglioni per farlo. E due ne hanno trovati, uno e due. Due ne hanno trovati, bravo, e ringrazio invece quelli cubici della nostra family che partecipa, sì, come sempre detto, attivamente o come Alessia Mardepanza, passivamente alla realizzazione di questo programma. Ora volevo lasciarvi con la frase d'amore. Daniele, volevi dire qualcosa? No, niente, vi volevo salutare. Ci vediamo domenica pomeriggio. Ci vediamo venerdì e sabato al Contichi e domenica pomeriggio all'inaugurazione dello Zenzero. Molto così facciamo bene, dalle 16 alle 23. Dalle 16 alle 23. Ok. Allora, volevo lasciare come sempre con terminare la puntata con una frase d'amore e la vorrei dedicare a Lucrezia. Siamo due angeli con una sola ala. Solo abbracciati possiamo volare lontano. Grazie, vi aspettiamo lunedì prossimo con Facciamo l'amore. Ciao a tutti. L'unico programma che fa bene all'amore e fa bene all'umore. Ciao.